Nonna, ma davvero tu sei comunista? Io gli ho detto sì. È sempre difficile capire chi si è quando si sta al mondo. E si potrebbe dire che la vita è fatta di una ricerca di definizione della propria identità. Attraverso i miei compagni di scuola fui portata al fronte della gioventù e lì conobbi Enrico Berlinguer, che per la prima cosa mi ricordo che mi chiese di spostare delle panche. E lì si discuteva della storia, come bisognava liberare la storia dai canoni crociani. Ecco, questa espressione mi è rimasta fissa nella mente. La mia generazione voleva poter fare tutti i mestieri e tutte le vite possibili. E però ci sembrava che per poterlo fare dovevamo somigliare agli uomini, dovevamo essere come gli uomini. E concepivamo la nostra battaglia per quella che allora chiamavamo l'emancipazione femminile, come il raggiungimento di questo meraviglioso traguardo, essere come i maschi. Mi ci sono voluti molti anni per capire che non era un grande obiettivo e che il problema non era quello di assomigliare ai maschi, ma invece di valorizzare l'essere differenti, la diversità femminile, che noi non è che eravamo handicappate o deboli, eravamo soltanto diverse. Dopo che pubblicammo l'articolo dal titolo Praga è sola, ci fu nel partito una levata di scudi contro di noi. Fu allora che Berlinguer ci chiese un gesto di disciplina. È un articolo dell'Espresso di molti anni dopo, con una fotografia, Lucio Magri, Rossana Rossanda, Eliseo Milani e mia, che ci ritrae nel momento in cui stiamo facendo il manifesto. Il manifesto è stato un momento di grande svolta nella mia vita. Dopo tanti anni che ero stata nel PC, fui radiata insieme a un gruppo di compagni perché facemmo uscire una rivista, il manifesto appunto, in cui polemizzavamo aspramente con la linea del partito sulla questione di Praga, perché eravamo molto più duri nei confronti dell'Unione Sovietica, per via della incomprensione che ci sembrava affiorare rispetto al movimento del 68 e molte altre questioni. Fummo radiate, fu come se mi avessero buttato dalla finestra, ma insomma, per fortuna c'era il movimento e quindi atterrai non sull'asfalto, ma in una cosa molto viva che poi ha riempito tutti i decenni successivi. Il manifesto è stato prima una rivista, poi è diventato un quotidiano ed è stato anche un partito. Essere comunisti vuol dire due cose. Prima di tutto, non rinunciare a realizzare le due cose più belle e che sono sempre rimaste incompatibili, vale a dire l'uguaglianza e la libertà. La rivoluzione francese, sebbene dicesse fraternité, égalité, liberté, ha realizzato un po' di libertà, ma nessuna uguaglianza. Quella sovietica, nel tentativo di realizzare l'uguaglianza, ha soppresso la libertà. Ma rinunciare all'obiettivo, lo diceva persino Bobbio, che comunista non era, sarebbe una cosa tremenda. E poi essere comunisti vuol dire, per me che sono italiana, la storia dei comunisti italiani, che è una storia bellissima e fondamentale per capire tutto quello che abbiamo conquistato di meglio nel nostro paese. Nel ricapitolare la mia vita per questo ritratto, scopro che parlo soprattutto di politica, anzi esclusivamente. Risulterò un mostro. Una donna senza intimo, senza privato, che di passioni ne ha avute solo per cause politiche, per l'appunto, mai per un uomo, che non ha avuto mai emozioni, gioie, tremori per i suoi bambini, che non ha avuto mai dolori.
insomma, una caricatura. Ma posso mettermi a raccontare i miei amori? No, proprio non posso.